Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, o Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Salmo 51, verso 17. Un cuore contrito. Il termine sacrificio viene mentalmente associato a sofferenza, privazione. Biblicamente, invece, il sacrificio descrive l'immolazione di animali che dovevano essere senza difetto. Infatti, i sacrifici servivano per l'espiazione dei peccati. Il sangue veniva sparso intorno all'altare, mentre l'animale doveva essere bruciato interamente. Il sacrificio così esprimeva la consacrazione totale della vittima, che è appunto immagine di Gesù Cristo, interamente offerto a Dio, e dal quale il credente stesso deve prendere esempio, mostrando di volerlo seguire in assoluto abbandono. Con il passare del tempo, però, i sacrifici erano diventati semplicemente dei rituali, senza più alcuna efficacia, tanto che Dio stesso vi pone fine. L'ultimo sacrificio ed unico, accettato da Dio per sempre, è stato compiuto da Gesù sulla croce. Perfetto per la salvezza di chiunque ha fede nel suo nome. I sacrifici che oggi il Signore gradisce hanno tutt'altra natura. L'obbedienza, la pietà, la conoscenza di Dio, un cuore afflitto, un cuore umile, contrito. È scritto infatti in Romani 12 al verso 1: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questi i sacrifici che Dio chiede, i nostri corpi, intesi come la parte vivente attraverso cui l'essere umano si esprime su questa terra. Devono manifestare la completa consacrazione al Signore, Dio eterno.